Rieccoci, buonasera da Alessio Bonpasso, bentornati a Doctor Sport, giovedì in cui faremo e abbiamo già fatto i raggi X alle formazioni che affronteranno poi le squadre calabresi nel prossimo turno di Lega Pro. Raggi X che vi proporremo con tanto di schede, tanto di gol e azioni che fanno punti deboli e punti forti proprio delle squadre e delle avversarie, delle formazioni di Lega Pro di casa nostra. E allora andiamo a vedere il quadro completo del prossimo turno, anche per scoprire quelle che saranno le avversarie rispettivamente di Regina Vibonese, Cosenza e Catanzaro. Catanzaro che giocherà in trasferta sul campo dell'Acragas, poi Melfi Siracusa, Matera Foggia, Monopoli Fondi, Messina Paganese, Casertana, Fidelis Andria. Eccolo lì, il Lecce che darà battaglia alla Regina e anche in senso contrario ovviamente. Poi il Cosenza che ospita il Francavilla al Gigi Marulla, Taranto, Catania e Juve Stabia Vibonese, con la Vibonese che deve uscire dalle 4 sconfitte di fila. Lo dovrà fare a Castellammare di Stabia con una delle squadre più forti di questo torneo, lo dice la classifica, lo dicono i numeri sia per gol fatti che per gol subiti. E allora andiamo a scoprire però meglio di cosa stiamo parlando. La Juve Stabia secondo il DOC, guardate.
Questa quindi era la Juve Stabia di mister Gaetano Fontana. Abbiamo visto il modulo 4-3-3, punto forte in casa, è un rullo compressore, punto debole, subisce gol nel primo tempo ed è lì che la Vibonese, almeno secondo noi, dovrà affondare il piede sull'acceleratore. Questa era la Juve Stabia. Andiamo però adesso ad approfondire i temi legati al Catanzaro e al Cosenza. Il Catanzaro affronterà l'Acragas, un'altra squadra tra le formazioni, insomma, che dovranno giocarsi questo campionato. Andiamo però a scoprire meglio che squadra è proprio la formazione agrigentina. Tre anche per Raffaele di Napoli, per l'Acragas di Raffaele di Napoli, che spinge molto sulle fasce, come avete visto proprio anche negli highlights che abbiamo ricostruito, ma che soffre proprio fuori casa e quindi le partite lontane dal suo stadio. Dall'Acragas passiamo invece alla Francavilla, prossimo avversario del Cosenza, è una squadra in difficoltà, proprio la Virtus, ed è un jolly quindi che la formazione
formazione di Giorgio Rosselli non può fallire. È vicino alla nostra terra, almeno nel nome, il tecnico della Francavilla, Antonio Calabro, che punta su un 3-5-2, grandissimo centrocampo, nonostante i numeri, quindi attenzione soprattutto in quella parte del campo, poi però dietro davvero un disastro, almeno rispetto a quello che si è visto in queste prime 6 partite di campionato. Attenzione però, il match clou si giocherà a Lecce, proprio tra il Lecce è la Regina, la squadra proprio di Mauro Meluso, che come sapete, che tra l'altro sentiremo tra pochissimo, è già stato direttore sportivo a Cosenza, in estate è sbarcato a Lecce, un Lecce subito dietro il Foggia in classifica, è un Lecce che fa della difesa e dell'attacco le sue armi principali. Guardate perché.
Lo abbiamo promesso proprio prima di vedere la scheda dedicata al Lecce. Avremmo avuto in collegamento telefonico il direttore sportivo della formazione salentina, già direttore sportivo del Cosenza, Mauro Meluso. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Intanto complimenti per il premio come miglior direttore sportivo della Lega Pro legato alla scorsa stagione e complimenti anche per questo Lecce. Ma per quanto riguarda il premio si saranno sbagliati probabilmente. scherzo. Ma sì, no, il Lecce sta facendo per il momento un buonissimo, abbiamo avuto un inizio eccellente, Foggia ancora più forte di noi, tanto di cappello, però insomma dopo 6 giornate e aver fatto 5 vittorie e un pareggio penso sia un risultato straordinario e credo che sia un risultato frutto insomma, di un'applicazione massima dei ragazzi, di uno staff tecnico che sta lavorando benissimo, e su questo non c'è dubbio, cioè, non è frutto del caso, sono veramente convinto e contento che tutto sta avvenendo in maniera con merito insomma. Frutto anche, se vogliamo, dell'organizzazione, no? Della organizzazione proprio in campo e soprattutto di chi poi li ha messi in campo, e lei ha avuto sicuramente molto senso, no? in questo caso, cioè ha messo ovviamente del suo, poi entrano in campo i giocatori, miglior difesa, miglior attacco. Se vogliamo trovare un punto, un neo, no? A questa squadra, si è detto, le si è detto soprattutto da quelle parti, no? Lì a Lecce, è una squadra che dipende forse troppo da Caturano e da Torromino, è così? Ma no, io penso che allora, i numeri dicono una cosa, che è una squadra che ha segnato molto e si è difesa bene, quindi questo dicono i numeri e sono incontrovertibili, però è un impianto che funziona, non è che funziona solo l'attacco per quello che riguarda i gol, solo la difesa per quello che riguarda i pochi gol subiti. È una squadra che da quando è partita ha da subito messo in memoria i dettami dell'allenatore, veramente nonostante è una squadra che è stata rivoluzionata in estate, nonostante ci siano state molte cessioni, molte acquisizioni, quindi proprio una squadra completamente rivoluzionata, da subito hanno trovato amalgama, da subito hanno, penso soprattutto, trovato un'identità che gli ha dato Padalino e i suoi collaboratori. Un Lecce che ospiterà proprio nel prossimo turno la Calabrese, la Regina, una sfida che rievoca, se vogliamo, palcoscenici diversi. Che partita si aspetta? Ho visto la Regina a Monopoli e mi ha destato un'ottima impressione. Comunque, sicuramente rispetto alle altre squadre che abbiamo incontrato, sia in casa che fuori, verrà a giocare la partita e questo sarà soprattutto a beneficio del pubblico, di chi guarda la partita anche in streaming. Si assisterà, io credo, sicuramente a una bella partita. Noi abbiamo un pubblico delle grandi occasioni ogni domenica perché abbiamo 9.183 abbonati, che è un dato pazzesco per questa categoria, ma forse anche per una categoria superiore. Quindi siamo molto contenti, assisteremo sicuramente a una bella gara. L'allievo che è Karel Preman, sicuramente è allievo del papà Zenek, del quale mi onoro di essere amico, sta facendo veramente molto bene. E allora, in bocca al lupo a Lecce, in bocca al lupo a Mauro Meluso. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, buona serata a Crepillupo, grazie, arrivederci. E ringraziamo ancora il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, conoscenza ovviamente del calcio calabrese. Con questa telefonata si chiude Doctor Sport del giovedì. Doctor Sport che torna puntuale domani con una grande chiusura dedicata al basket, come ogni venerdì, ma dedicata anche e soprattutto alla pallavolo con la Tonno Callipo Vibo Valencia. Buona serata, da Alessio Buonpasso.